grazie. No, ci sono le televisioni, ci sono TG1, TG2, poi diranno tifo da stadio dei soliti 100 fans davanti, la piazza è semi vuota. Bene, io credo, sono arrivato qui da Napoli, nel solito camper come l'anno scorso, ci giro così, e arrivando qui a Viareggio ho sempre questa sensazione di meraviglia quando vedo questo ponte di Calatrava. Ma è meraviglioso, ma non ti prendo per il culo. No, è bellissimo. C'è sempre la stessa macchina che ci passa, è sempre la stessa, è Calatrava, e gira per far vedere che c'è qualche macchina sopra. La stazione è meravigliosa, i passi avanti li avete fatto, è cambiata un po' la situazione di Reggio. È cambiato e siamo cambiati anche noi, siamo diventati una comunità, non ci credeva nessuno. Siamo partiti così, da disperati, con un sogno, tutto un sogno, l'acqua pubblica e le rinnovabili e la raccolta differenziata. Venivamo qua a Reggio a raccogliere le firme, andavamo da Del Rio che si barricava nel comune, noi dentro, e lui scappava dalle cose secondarie, noi lì con le firme, e l'inceneritore non lo farete, e non l'hanno fatto, perché quando la gente si unisce e fa delle robe, e diventano dei risultati straordinari. Ora il Del Rio a far danni a livello nazionale, però io me lo ricordo Del Rio che diceva: io una volta che lascio il posto da sindaco torno a fare il ricercatore, tra un po' invece del ricercatore andrà dall'altra parte e farà il ricercato. Comunque signori, è inutile che io vi dica le stesse cose che vi hanno detto loro, le robe. Qui è successo qualcosa, ma in me, per esempio, anche in voi. Io sono sempre quello, Sono sempre quello lì che grida, dice le parolacce, che viene tacciato come il fascistello populista, che dice le parolacce, che è volgare, che è rabbioso, che è cattivo. Il nano ha detto che io sono cattivo. Io per il nano... Perché vuole spaventare la gente della mia età, i settantenni, che dico: state attenti, quello lì arriva, vi taglia la pensione. È vero, io la tagliamo la pensione, mettiamo un bel limite a 5.000 euro lordi di massima, e con la differenza portiamo sulle minime. Quindi i pensionati che avranno 7, 8, 10, 20, 30 mila euro di pensione dovranno pensare che io sono cattivo, ma io sono cattivissimo col nano. E allora questo nano, questo Renzi, questo Bettino, non mi viene neanche voglia di scherzarci. Ho letto un libro di Edgar Allan Poe dove lui narra di una tortura medievale che si chiamava Il morto e il vivo. La tortura era legare un morto a un vivo. Quando vedo Renzi e Berlusconi non so chi cazzo è il vivo. Allora sono lì, attaccati. Uno che si difende dall'altro, quell'altro che un giorno dice una cosa, il giorno dopo la smentisce. Viviamo nella menzogna, sta crollando un sistema, e meno male che viene giù. E non è la rabbia o la cattiveria che lo fa venire giù, è qualcosa di diverso. Qui, che siamo nel regno delle cooperative, nella piazza dell'uomo che l'ha inventata, il sogno del comunismo, era meraviglioso il sogno del comunismo. Chi non era comunista da giovane, della nostra età? La solidarietà, il festival dell'unità, tu friggi, io servo, era bellissimo. Poi è stato applicato male, è svanito. E allora poi è arrivato il capitalismo. E questo capitalismo non è stato applicato male, è proprio così, è un capitalismo di rapina che non prevede la democrazia, è un capitalismo di banche, di finanza. E poi dicono che c'è la mafia collusa di cosa? Non c'è più collusione tra mafia, imprenditoria. Non vedete che oggi le associazioni a delinquere sono completamente cambiate? Sono le parole che ci depistano: mafia, associazione a delinquere. Pensiamo che sia sempre la stessa cosa, che sia il Totò Curto che dice la minchia della minchia. Non è così. Oggi un'associazione a delinquere di stampo mafioso è composto da un banchiere, un uomo d'affari, un notaio, un commercialista, un magistrato, e a volte non c'è neanche il mafioso. È questo, è la legge che è diventata antilegge, è la legge che è diventata fuori legge.
E allora ci sono i delinquenti a norma di legge, ma sono anni che dico queste cose, io sono sempre lo stesso, con una difficoltà in più, che io non mi considero più un comico e forse non lo sono più. Allora non ho il beneficio di satira, se dico una parola, prima mi difendevo davanti ai magistrati, dicevo ma è satira, diritto di satira. Adesso non è così, mi scappa una parola, c'è una denuncia. Parlo di psiconano, l'associazione dei nani, ma non ti denunciamo se ci dici. L'associazione psicotici, che è quasi tutto il PD, mi ha detto anche noi ti denunciamo. Ma qui cos'è cambiato? Il comunismo, il comunismo c'era il PC, non è neanche riuscito a fare una lista il PC, nel regno dove è nato il PC. Vuol dire che non c'è più il PC, si è trasformato in qualcosa. Oggi non ci sono, c'è la seconda generazione e non sono più i figli degli operai, sono i figli dei massoni che hanno preso il posto di questa gente qua. E siamo in questo caso, e siamo in questo capitalismo che non prevede, che non è applicato male, è questo. È questo, il capitalismo sfonda, va, fa migliaia di morti, azzera una nazione come la Grecia. La Grecia rappresentava il 2% dell'Europa, si poteva salvare, ma il capitalismo non prevede salvamenti, disintegra e passa a un'altra nazione, passa a Malta, Portogallo, passa alla Francia, alla Spagna, passa all'Italia. E allora è un capitalismo che non prevede la democrazia, è l'essenza del capitalismo. Infatti funziona in Cina perché sopra ci sono i vecchi maoisti. Allora noi siamo stati costretti, io sono stato costretto, non per scelta, a immaginarmi un piano B, se non funziona più, un piano B. Io potevo starmene a casa mia, nella mia villa, ma avete fatto fare una vita di 42 anni di spettacoli meravigliosa. Sono benestante, ho la villa col mio cancello elettrico, non mi vergogno se ho guadagnato dei soldi, me li avete fatti guadagnare voi. Aspetta, non ve li ho presi dalle tasse, siete venuti pagando un biglietto, domanda e offerta. Bene, potevo starmene lì, ma avevo gli stessi problemi dei miei coetanei con i loro figli. Io ce n'ho 6, uno che va in Australia, l'altro che va in Canada, uno torna, uno lo licenziano il sabato e lo assumono lunedì, alla domenica è uno straccio, dice babbo che cazzo devo fare, chi sono io alla domenica? Allora ho detto esco e faccio qualcosa, do un po' della mia popolarità, del mio tempo e anche dei miei soldi agli altri. Ma non sono più buono degli altri, non sono più buono degli altri. L'ho fatto per non invecchiare, l'ho fatto per me, per non starmene in casa lì, con le pantofole. E allora sono uscito, ho detto cazzo, bisogna fare qualcosa per i nostri figli, per vedere uno scompenso così di valori. Giovani che se ne vanno, vecchi che lavorano fino a 70 anni. Ho detto ma che cazzo di... Ha detto bene che Gannappini un paese alla rovescia. Calvino parlava del castello dei destini incrociati, con questo che viveva a testa in giù, coi piedi appeso. Orlando viveva coi piedi appesi e quando volevano tirarlo giù, lui diceva no, sto per... adesso capisco il mondo che mi circonda. Ed è questo. E allora ecco, che vai a vedere una partita di calcio, vedi questi scompensi, non riesci a capire, sei depistato dall'informazione. Allora pensi che questo Jenny a Carogna ha fatto tutto lui, in fondo Jenny a Carogna ha trattato, ha evitato degli scontri, ha fatto giocare a pallone, per l'amor di Dio, la violenza è da bandire, ma prendersela tutta con lui, con Jenny a Carogna sul prato di gioco e Renzi a Menzogna sopra. E io ho visto questa roba qua trattare, quindi senza possibilità, e ho visto suonare l'inno italiano con lo stadio che fischiava. L'avrei fischiato anch'io lo stato italiano, perché non c'è più da anni lo stato italiano. E allora i geni della Carogna non si combattono con i decreti legge e con la privazione della libertà e col carcere, si combattono facendo diventare lo stato italiano in un modo diverso. E allora è peggio vedere trattare la polizia con dei geni la Carogna, o è peggio vedere il nostro Presidente della Repubblica che riceve un condannato in via definitiva al Quirinale? Qual è peggio? Che cos'è? Ecco perché poi
Ecco perché poi i veneti se ne vuole andare, i napoletani non ci stanno più, i siciliani vogliono andare per conto loro. E con queste armi far diventare lo Stato che esista, perché non c'è più, non c'è più, è coricato per terra. E oggi vive la menzogna, 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 avvalato da queste emittenti qua. E tutti che mi dicono vai in televisione, caso, vai in televisione, vai a convincere. Vai a convincere gli anziani, perché noi siamo molto forti nelle classi giovani, ma abbiamo pochissime percentuali, pochissima gradimento dei 65-70, quelli della mia età. Hanno paura perché il nano va lì a dirgli delle cose, hanno paura perché c'è uno che grida. C'è uno che grida, Dio mio, che dice parolacce, che è arrabbiato, e allora hanno paura. Ma la mia rabbia non è violenza. La nostra rabbia è stata una cosa meravigliosa, è stata una rabbia democratica che ci ha unito in un sogno di 10 milioni di italiani. Ma quale rabbia? È la parolaccia, Dio mio, io rivaluto la parolaccia. Io rivaluto la parolaccia, e per me è più parolaccia dire escort che puttana, va bene? Allora diamo un senso alle parole, diamo un senso vero. La parolaccia ti fa arrivare un concetto, pam, velocissimo. E allora io uso questo, questa parolaccia per farvi arrivare qualche concetto, perché siamo così ottenebrati, non riusciamo a capire, spread, sigle, banche, spending review, fiscal compact, BCE, VTO, siamo lì e quando non capisci ti arretri, stai lì e stai a aspettare che lo Stato faccia qualcosa, chiudono le aziende e la menzogna avvallata da queste televisioni. E il TG1 aprirà stasera il solito grillo che dice le solite cose a una schiera di fan. Magari poi riprenderà, avranno ripreso la piazza alle 5 del pomeriggio che non c'era nessuno. Fanno così. E questo, e questa è la nostra RAI. E questa è la nostra RAI. Guarda che fine che fanno le televisioni. Guarda che fine che fanno, Berlusconi sta facendo, ormai è il passato, è un ibrido, messo lì con due dita di farro, che zampetta delle sue televisioni per salvare le loro aziende, e basta, perché sanno benissimo che stanno crollando, perdono 200 milioni all'anno, Mediaset, Mondadori, va giù, i giornali vanno giù, non li compra più nessuno, la pubblicità, hanno lì migliaia di programmi e non hanno sponsor per mandarli in onda, sanno benissimo. È la fine di questa gente che mi fa impazzire, perché l'uomo lo vedi dalla fine che fa, vedi uno lì che zampetta, va dal quelli della Zaire lì a dire ma mi aiuto, quell'altro che è scappato in Libano. Io mi neanche una fine da uomo riesco a fare di consegnarsi all'autorità e faccio un po' di galera, va, va, va. Menzogne, 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 menzogne. Menzogne sull'Expo, Lebettino, Lebettino. Ecco, io non riesco neanche più a scherzarci, perché sono persone diaboliche, perché si presentano come giovani della nuova generazione, invece sono di nuovo protagonisti della finanza, della speculazione mondiale, della Troica, sono questi figli di Troica che arrivano e vengono battutaci. Però esiste la Troica. Non riesco neanche a riderci più, perché è la stessa genesi di Tremonti, è la stessa genesi di Monti, è la stessa genesi di Letta. Sono persone che hanno una malattia, devi guardarlo dal punto di vista psichiatrico queste persone, non sono normali. L'ho visto in televisione ieri, gonfio, sta gonfiando, vuol dire che non è tranquillo. Vuol dire che guarda, sì, vuol dire che sa qualcosa, vuol dire che mente, la gente ha capito che mente. E allora basta dirmi perché non l'hai fatto parlare quando sei andato là. Io ero disponibilissimo a sentir parlare le persone, non ho mai chiuso la voce di nessuno, per l'amor di Dio. Sono andato lì, ho chiesto la televisione in diretta, lui che ci va tutti i giorni, non l'ha voluta. Allora abbiamo messo il nostro streaming. Poi lui prima di sedersi lì mi dice, senti Grillo, vieni qua. Così, amicone, vieni qua, Beppe, scusa, io non voglio niente da te, non voglio fiducia di niente, voglio solo che tu stai zitto un attimo e io ti dico quello che voglio fare. Hai capito qual è? Se non mi diceva niente, io stavo zitto,
Mi ha detto nel momento che me lo dici. Io avrei dovuto assistere al suo compitino che mi esplicava ogni punto del mio programma, del nostro programma, e io avrei detto sì, cazzo, bellissimo. E io allora ho detto, ma allora dentro di me ho detto, ma chi sei? Ho detto, chi sei, Dio mio, chi sei? Perché sei lì? Qual è il rapporto che abbiamo io e te? Io in fondo sono un comico. Io in fondo sono un comico che oggi rappresenta 10 milioni di persone. E tu chi cazzo sei? Bene. E allora poi, ma la base della politica, la sincerità. Benedetto Croce non diceva che l'arte della politica è la complessità. Benedetto Croce diceva una cosa, solo una cosa, che è condivisibile da chiunque. L'onestà. Se non sei onesto non puoi fare politica. E noi abbiamo dei tic nervosi sull'onestà. Io non sono onesto perché ho fatto un corso di preparazione per l'onestà. Io non mi sento migliore del disonesto, lo sono mio malgrado. Sono così perché mio padre, un artigiano meccanico che scappava, chiudeva l'azienda per non fare il collaborazionista con i tedeschi, mi ha insegnato delle cose, poche, pochissime. C'era 50 anni di differenza, come c'è tra me e mio figlio, il più piccolo. Mi ha insegnato che usciva con mia madre, che non aveva amanti, mi ha insegnato a non fare debiti, mi ha insegnato che era un buon padre di famiglia, che ci ha mantenuto fino agli studi e ci ha lasciato la casa dove viveva. Mi ha lasciato questi valori, che io do ai miei figli. Non ci sono corsi di onestà. Non ci sono corsi di onestà. O lo sei o non lo sei. E allora oggi, quando tu introduci, e allora l'onesto si circonda di persone oneste, come sono loro. Ora abbiamo 73 candidati alle europee, ci hanno accusato che sono sconosciuti, è il nostro orgoglio che siano sconosciuti, sono stati votati da migliaia di cittadini italiani e sono sconosciuti soprattutto alle procure. E se qualcuno sbaglia se ne va. E allora ecco che abbiamo introdotto qualcosa di strano, un anticorpo. Dopo 40 anni di inciuci di destra e di sinistra, quando li chiamavo PD e PD-L, ve lo ricordate? Adesso la cupola l'hanno scoperta. E l'Expo perché succede? Perché è successo tutto assieme questa roba qua? Quando noi, i nostri parlamentari in Parlamento, hanno detto le cose come stavano mesi prima. È successo perché 40 parlamentari con me presente, abbiamo preso due pullman e siamo andati dentro, ci hanno dovuto aprire i cancelli per i parlamentari che erano dentro il pullman. E quello che ci accompagnava, che dice, io dicevo, ma non c'è un cazzo, non c'era niente. Dicevo, c'era 1,5 milioni di metri quadrati di campo con niente, perché l'Expo è quello, niente dentro e tutto attorno. La spartizione del bottino era nelle infrastrutture tangenziali, autostrade. Stanno facendo un'autostrada di 15 corsie sopraelevate sulle case da Monza a Milano. Noi abbiamo fatto manifestazione e pensate cosa hanno fatto al Consiglio regionale della Lombardia, Consiglio regionale, con i nostri consiglieri. Quando andavano a spartirsi gli appalti, i nostri consiglieri li hanno chiusi fuori, hanno chiamato i carabinieri sono arrivati lì e hanno detto aprite le porte. È uscito il presidente del Consiglio regionale, ha detto voi qui non potete stare, si è richiuso dentro. È questa la democrazia in questo paese. E i consiglieri eletti dal popolo italiano non sono riusciti a entrare dentro, ma sapevamo cosa si dicevano. Si spartivano le coppe rosse a sinistra, Mantonali a destra. Le coppe rosse vincevano l'appalto perché offrivano il 30% in meno e poi recuperavano il 30% con variazioni d'opera in corso, recuperando il 30%. E di là c'erano. Mantovani dava in subappalto, a gente già messa in galera, uscita, patteggiata. Già gente messa in galera nel 92, gente che aveva fatto turbativa d'asta. Già. E funziona così, l'appalto è la procedura. Se fai una cosa malfatta che viene giù, nessuno è responsabile perché c'è la procedura. Tutti gli incidenti che ci sono, nessuno paga perché c'è la procedura. Passa un treno da Viareggio, brucia 33 persone, Moretti è inquisito e Moretti viene promosso, porca puttana, e va a fare carriera. Perché non c'entra Moretti? Moretti ha dato l'appalto del treno, il treno è stato dato in appalto alle rotaie, le rotaie sono andate al carico del vagone. E l'ultimo, l'ultimo,
un georgiano che ha brasato un gancio di un rimorchio, è stato il responsabile di 33 morti bruciati vivi, senza ancora un processo adeguato adesso. Queste sono cose che succedono ogni volta. Queste procedure bisogna fermarle. Questa è la corruzione che ci costa 60 miliardi all'anno, cioè la metà di tutta la corruzione europea. Cioè qua, è qua. E allora basta menzogne. Basta menzogne, basta andare in televisione con i giornalisti che guardano e non sanno. Basta menzogne, basta sentirsi dire che le province sono state abolite. Devi andarti a vedere la legge, basta andare a vedere la legge. Noi, loro, vanno a vedere le leggi, fatte in modo che non si capiscano. Noi non capiamo più niente, siamo fuori da qualsiasi processo, perché il processo è complesso e nessuno sa che cazzo vuol dire una legge. Legge di stabilità italiana. Andatela a leggere, è fatta in modo che devi sì o no e basta. Non la capiscono neanche quelli che l'hanno scritta. Il comma 7 che modifica il comma 5 della legge 14, che va a modificare la legge 15 del comma 9 del paragrafo 7. Uno dice sì o no in base alle direttive del partito. E invece si sono trovati lì una figura, un OGM, un modificato geneticamente. Si sono trovati uno che ha detto, ma che cazzo vuol dire, socio? Cos'è questa roba qua? E va a controllare l'onesto. Lo guarda, quello lì è onesto. E va a vedere, noi andiamo a vedere. Allora vediamo che nel decreto legge casa di oggi sono stati messi, perché questo è Bettino, va in televisione a dire la politica deve star fuori dall'Expo. Ma come fa a star fuori se è totalmente dentro? È totalmente dentro. Dato che la politica deve stare fuori, nel decreto legge casa, articolo 31 di oggi, sono stati dati 25 milioni all'Expo e dai dove li prendono? Delle accise sui carburanti. Stanno continuando a finanziare un'associazione a delinquere. Porca di una puttana, noi vediamo gli atti, vediamo le leggi. E allora usano la semantica, 80 euro che veramente è un'offesa anche per un povero, porca puttana, 80 euro è come il cotillon del detersivo che è unico, esclusivo e sono tutti uguali, sono prese per il culo perché vanno a prendere i soldi poi togliendo l'assegno del coniuge a carico. E vai a vedere, li sputaniamo, avete tolto, c'è scritto, tolto l'assegno del coniuge a carico, prendono la legge e tolgono la parola tolto. E mettono armonizzato. Ah, armonizzato, te lo giuro. Tu non ti arriva l'assegno, vai alla posta e dici scusi, il mio assegno del coniuge a carico, stia tranquillo, lo stiamo armonizzando in questi momenti. La presa per il culo. Mettono indagato al posto di imputato. Cioè imputato al posto di indagato, vuol dire fare piacere alla destra che sono quasi tutti inquisiti, vuol dire far piacere al nano che allora lui ti aiuta in altre cose, si spartiscono il paese. Il 416 Tele ve l'abbiamo già spiegato, l'associazione mafiosa era mettersi a disposizione, non solo i soldi, è mettersi a disposizione. Quando sentivamo i cancellieri sono a disposizione, quando sentivamo il presidente della Puglia sono a disposizione, è quello il reato del politico, non prendere dei soldi, non li prende i soldi, che cazzo gliene frega dei soldi, ce l'ha in modo legale, ma mettersi a disposizione. E allora cosa hanno fatto? Hanno diminuito la pena minima da 7 a 4 anni, 4 anni rientra nel patteggiamento a 2 e nel patteggiamento a 2 si tolgono. Le cose che puoi ricandidarti, quindi si possono ricandidare. E adesso ci abbiamo seduti a 3 metri dai nostri parlamentari, uno che si chiama Genovese, ha preso 20.000 presenze per aver fottuto i soldi, è incriminato, è un mandato di cattura della procura di Messina, di Palermo, che lo vuole in galera perché ha fatto riciclaggio ed è associazione a delinquere con riciclaggio dei soldi. Cosa c'è? State calmi, succede sempre. Cos'è? Cos'è successo? No? È un? Ah, va bene, sì. Credevo che stesse male. Sta male o vuole parlare? Vabbè, poi lo facciamo parlare, adesso, subito?
Aspetta, io gli do la parola. Se vuol parlare, parla. Magari fatelo venire qua. Fatelo venire qua dietro se vuol parlare. Certo, non ci mancherebbe. Vedi? Oh, devo star male, però lì. Sarà uno che colluso col 416. Se vuol parlare, chiunque può parlare qua, non c'è nessun problema. Noi non togliamo la parola, la diamo la parola, per l'amor di Dio. La diamo. Allora ecco perché questo paese è strano e non si riesce più a capire. Non si riesce più a capire perché si fanno i favori, scopriamo i lobbisti. Sì, sì. Adesso un altro che vuol parlare, cazzo. Venite tutti, vengo io lì e vi sto a sentire le cazzate che dite. Facciamo così. Vai, vieni, se vuoi parlare, vieni qua. Bene. Allora è un paese che bisogna cambiare, qua non lo cambiamo, qua è già cambiato. Hanno una paura fottuta di queste persone qua. Io non sono candidato né candidabile, è inutile che vanno a dire che io sono un pregiudicato, è vero, sono un pregiudicato, ma però un pregiudicato a mie spese. Sono stato condannato per dei reati, ho preso anche l'ultimo 5 mesi per aver rotto un sigillo già portato via dal vento. È un mio orgoglio e se dovessero arrestarmi io vado in galera con una felicità straordinaria. Non scappo in Libano, sono qua. Ma per l'amor di Dio, per l'amor di Dio, noi vinceremo queste elezioni, lo sapete, lo sanno anche loro. Noi abbiamo già vinto, abbiamo fatto un sondaggio, siamo circa all'89%. Ma cosa c'è? Ci stiamo mica montando la testa. Non ci stiamo mica montando la testa. C'è quegli 11 che non sanno più cosa fare. Noi dobbiamo andare là perché dobbiamo cambiare da là, perché questa gente che oggi manifesta, come fate a capire chi ha ragione oggi? Diremo tutte le stesse cose nelle piazze. Diremo che vogliamo riformare, allora la tutela del territorio, l'idrogeologico, riformare le case, il traffico, l'inquinamento, la salute, l'alimentazione. Diciamo tutte le stesse cose. Avete solo un criterio per capire chi vi racconta balle e chi ve l'ha già raccontata e chi non ve l'ha raccontata perché non c'era. Noi non c'eravamo in questo disastro, siamo dentro da quasi un anno, ci hanno messo in un angolo ma abbiamo fatto cose straordinarie. Abbiamo cambiato il Parlamento con 160 parlamentari, con due palle così. E lo stiamo facendo. Siamo andati sui tetti. Ebbene sì, siamo andati sui tetti per difendere la Costituzione. Costituzione che abbiamo i costituzionalisti. Abbiamo la Corte Costituzionale noi. Età media, tutti nati nel 30. La Corte Costituzionale che ci mette 8 anni per capire se una legge elettorale è costituzionale o no. Sono lenti ma ci arrivano prima o poi. Abbiamo una Corte Costituzionale nominata, 10 nominati, 5 dal Presidente, 5 dai partiti e 5 dalla magistratura. È un organo politico. La Costituzione, io me la sono letta la Costituzione. Quando l'hanno scritta in modo che poteva essere comprensibile non da un costituzionalista, ma da un italiano medio, normale. È 9.439 parole la Costituzione, divisa in 480 periodi la Costituzione. E ogni periodo è sotto le 19 parole la Costituzione. E l'hanno scritto proprio per stare sotto le 20 parole a periodo, perché si capisce meglio. Perché si capisce meglio e la puoi spiegare articolo per articolo alle scuole, ai ragazzi, agli asili, non ai corti costituzionali. Non ci servono. Non ci serve il jus laborista. Il jus laborista per capire che il lavoro non si ricrea più così. Sono canoni sbagliati, vecchi. Il PIL, la crescita, anni 70. Il nostro PIL, un terzo è fatto con lavori che facciamo male. Un altro terzo è fatto per riparare i lavori che facciamo male. E un altro terzo è la ricchezza vera. Il nostro PIL è la ricchezza degli anni 50. E lavoriamo come bestie, lavoriamo. E questa parola nasconde il più indegno ricatto della storia delle persone in questo paese. La parola lavoro. La parola lavoro ti ricattano in qualsiasi modo con la parola lavoro. Lavoro quale lavoro? Che lavoro? Retribuito o non retribuito? Quale lavoro?
hanno fatto una legge che precarizzano la vita, non il lavoro. Non c'è più neanche lo scopo. Ripeto, mio figlio lo licenziano, poi lo riassumono con le penali, passa attraverso agenzie che lo rivendono del doppio. Il lavoro, cos'è il lavoro? Fare il minatore nel carbone del Sulcis, che poi prendi un carbone che lo buttano via perché è pieno di zolfo. Ammalarsi a 55 anni di silicosi è il lavoro. Stare dentro una fonderia che sai che chiuderà perché non sta più in piedi è lavoro. Il lavoro ce lo dobbiamo reinventare, riprendere, ripensare per i nostri figli, perché le aziende chiudono e non aprono più, porca puttana, e lo sanno che non aprono più. Il lavoro, i sindacati, il lavoro. Se c'è un responsabile sono i sindacati insieme ai partiti della scomparsa del lavoro. Ma lo dico, ve lo dico qua, dove il sogno delle cooperative si è distrutto. Ve lo dico qua, il lavoro, se c'è, ci vuole il lavoro, non è vero che ci vuole il lavoro, ci vuole un reddito. Dovremmo disgiungere il reddito da lavoro, per piacere, solo un ragionamento. Molti sono convinti di avere un posto di lavoro, in effetti è un posto di reddito, è il reddito che ti tiene dentro la società o ti espelle, non il lavoro. E allora, per stare dentro la società, avere un reddito, accetti qualsiasi cazzo di lavoro e crei generazioni di sconfitti, crei di gente che studia, fa una cosa e poi a lavorare ne fa un'altra. Io non voglio più vedere giovani disillusi a 20 anni, porca puttana, gente che se ne va dal nostro paese, aziende che se ne vanno, delocalizzano in Romania, 36.000 aziende in Romania per fare il 3% di PIL dei rumeni. Io quelle aziende le voglio qua, faccio le stesse condizioni della Romania, perché il governo rumeno è finanziato con i nostri soldi attraverso l'Unione Europea. Noi gli diamo 15 miliardi all'anno, 5 rimangono là che vanno a finanziare le nostre aziende all'estero. Prendo quei soldi, me le tengo e finanzio le mie aziende qua. Ma che significato ha? Ma che significato ha? Ma qual è? Mi devo calmare. Sono anni, datemi un po' da me. Sono anni. Grazie. Sono anni che guardo un mondo così un po' da curioso. Sono curioso. E mi domandavo che cosa è diventata l'informazione. Se io nel 2005 mi permetto di farmi qualche complimento da solo, permettetemi, non voglio sembrarvi megalomani, ma nel 2005 io vinco un premio come eroe europeo del Time di Londra. No, aspetta, me l'hanno dato per la questione Parmalat. Io non volevo essere un eroe europeo. Io dicevo le cose perché avevo letto un bilancio semplicissimo di un'azienda fallita che continuava a vendere azioni sul mercato, che erano azioni consigliate dalle banche, che compravano 30.000 famiglie. E dicevo: non prendetelo. Ma io non andavo in televisione, non avevo l'accesso ai media. Lo dicevo nelle piazze, non ho potuto fare quasi niente. Ma se mezzo telegiornale, 30 secondi, avesse dedicato alla Parmalat, 30 secondi di vera informazione, invece di fare cazzate dalla mattina alla sera, potevamo salvarla. Potevamo salvare la Telecom. Potevamo salvare la Telecom. La Telecom, nelle prime 100 aziende del mondo non ci sono più le aziende di petrolio, le aziende automobilistiche, ci sono le prime 100 aziende del mondo, sono aziende di telecomunicazione, cinesi, coreane, americane. Non c'è un'azienda italiana, non c'è un'azienda italiana. Avevamo le più grandi aziende di telecomunicazioni del mondo. Avevamo l'Olivetti, 70.000 dipendenti, 32.000 ingegneri. C'è andato un grande imprenditore di sinistra, tessera numero uno del PD, De Benedetti, che vive a St. Moritz. Cazzo, c'è andato lui. Quando è uscito, l'Olivetti non esisteva più. Oggi ha 400 dipendenti che montano una stampante coreana. Potevamo salvare la Telecom. La Telecom, che abbiamo bisogno di fare banda larga, non farla gestire da multinazionali e spagnole. Ci siamo venduti Fastweb in Svizzera, ci siamo venduti tutto. Non c'è più un'azienda tecnologica in Italia. È il futuro della tecnologia, dei giovani. Ci siamo svenduti così con 3 telefonate, attraverso le banche. Vado. E qui ci siamo.
Vado a Siena, sono stato due volte, si è buttato uno dalla finestra a Siena. Non è successo niente, ha telefonato a un politico un'ora prima. Non si è mai saputo chi era il politico. Hanno chiuso l'indagine. Hanno chiuso l'indagine di una banca che valeva nel 2005 22 miliardi di euro, vale 2 miliardi e mezzo. Si sono disintegrati TFR dei loro dipendenti perché hanno comprato le azioni a 5 euro, adesso valgono 20 centesimi. Ha perso tutto, si sono svenduti tutti. Hanno comprato banche a 10 che valevano 3. Hanno fatto i side trading, hanno truccato i bilanci, hanno fatto tutto sotto gli occhi della Consul, della Banca d'Italia, che hanno fatto finta di non vedere e abbiamo delegato una delle più grandi banche del mondo. Non c'è più niente. E nella fondazione chi c'era? Lo dice la procura. Dice che gli amministratori delegati e i direttori generali erano pilotati da un partito politico locale e nazionale in Toscana. E io dico, chi sarà? Il Sud Tirolo Fospartai? Chi sarà? Il Partito Sardo d'Azione? Allora la fondazione era piena di gente messa lì dalla provincia di Siena, dalla regione toscana e dal comune di Siena. Tutti a nome PD. Allora un amministratore delegato che entra lì dentro, Profumo, che va via da Unicredit, e nel 2011 Unicredit fattura 1 miliardo di utili, 2012 perde 9 miliardi, 2013 ne perde 13 di miliardi, va via da Unicredit con 40 milioni di bonus. Queste cose devono finire e noi le faremo finire, per Dio! Basta! Nelle società noi dovremmo fare il conflitto di interessi. Nelle società il consiglio di amministrazione deve essere rappresentato dai piccoli azionisti. Ogni piccolo azionista deve avere diritto a un voto. Online, dove si trova, si trova. Non fare quelle figure di merda nei consigli di amministrazione quando leggono i bilanci finti. Lui vota, vota dove è. E vota il piccolo azionista che è il vero proprietario delle aziende. Vota e dice, ti confermo amministratore delegato, non ti confermo, ti mando a cagare, ti do un bonus e non puoi guadagnare più di 12 volte il tuo dipendente. Sono queste le cose, perché sono amministratori, non padroni di un cazzo. E allora, ecco perché io risulto cattivo, ecco perché risulto cattivo, i media, l'Unità. Ogni tanto l'Unità, sono fascista, sono nazista. Io sono contento che l'Unità dica queste cose. E quando l'Unità parla male di noi o ci dà dei fascisti, noi mettiamo i soldi che si prende ogni anno. Quest'anno quasi 4 milioni di euro. L'Unità non è un giornale, è un postal mark del Partito Democratico. È l'agenzia, è un'agenzia di collocamento del Partito Democratico. Non sono giornalista. E allora ecco perché io sono cattivo, sono cattivissimo, perché la prima cosa che faremo nei 100 giorni che andremo a governare questo paese sarà uno, togliere tutti i finanziamenti ai giornali di regime. Se vogliono campare, campano con la legge della domanda e dell'offerta. Nei primi giorni faremo, quando li avremo mandati tutti a casa, prima di andare a casa, perché hanno un sacco di case, andiamo a controllare le case, faremo una verifica fiscale sui loro conti, non sui nostri. E dato che una verifica si tratta di incrociare in un algoritmo 5 o 6 dati, moglie e figli, seconda generazione, vai a vedere, è semplice. Il più scemo dei nostri è un ingegnere informatico, abbiamo già gli algoritmi. Bene, vedremo cosa avevano prima di entrare in politica come patrimonio, cosa hanno preso durante la politica e cosa avranno dopo, quando saranno andati a casa, quando saranno andati a casa. E se il dato, l'ho detto anche l'anno scorso, se vi ricordate, se il dato non è congruo, basta, guardate, veramente, non si riesce a cambiare, a fare riforma, se ci metti il trattino, riforma, si riforma quello che c'era, è la stessa gente. Ho visto il piano verde per la green economy di Monti, se vai a leggerlo è incredibile, la green economy di Monti, di Letta, di questo ebetino qua, è la stessa. La green economy si farà in piano verde con gli idrocarburi e il gas, vedi che non escono da lì,
Ti dicono che c'è l'idrocarburo pulito, che c'è il carbone pulito, che c'è il gas pulito. Ma io non voglio un tubo che mi passi sotto il culo dalla Puglia alla Val d'Aosta, sotto gli ulivi centenari, per prendere del gas di Putin, che vanno l'affanculo. Siamo autosufficienti noi per l'energia. Ed è questa la nostra lotta. È questa la nostra lotta. Passare dal fossile alle rinnovabili. Sono lì i posti di lavoro. Abbiamo un sacco di case da mettere all'efficienza energetica. Il 98% di case sono abitate, quindi devi farlo con la gente dentro. Ci sono già le tecniche. Se vai a vedere, se vado a vedere a Bolzano, ristrutturano con le case, con le persone dentro, non devi mandarle via, fanno cappotti esterni, fanno i doppi vetri senza mandare via la gente, mettono un cogeneratore a olio di colza, passano da 400 kW metro quadro anno a 4 kW metro quadro anno. Vuol dire che diventano efficienti e diventano case attive, non passive. Ogni edificio può fare energia, e se creiamo una rete che il tuo kilowatt lo passi a un tuo concittadino, mandiamo a fare il culo Putin, l'Algeria e la Russia, il Turkmenistan, l'Afghanistan, e basta anche. Poi facciamo. Vogliamo che i cittadini diventino, entrino dentro, diventino le istituzioni. Non c'è più l'istituzione, non sai chi è lo Stato. Ce l'hai sempre conto, vivi in perenne ansia. Siamo ansiosi e paurosi, è quello che vuoi. Se sei ansioso e pauroso e non capisci, ti ritrai lì in un angolo e guardi, aspetti giorno per giorno di sopravvivere. Ma questa non è vita. Vedi i tuoi figli che se ne vanno, importiamo manovalanza di basso costo, esportiamo gente laureata. Abbiamo più sessantenni, adesso il prossimo anno abbiamo più sessantenni che 25enni. Siamo un paese destinato a scomparire se non facciamo presto. Io mi appello agli anziani che votano ancora quel cazzo di Berlusconi, smettetela! Avete un dovere! Avete un dovere per i vostri nipoti, perlomeno, anche se non vi piaccio io perché grido, ma per i vostri nipoti! Fate qualcosa, mai vivono della vostra pensione! E allora dove troviamo i soldi? Allora io voglio che la gente non sia frustrata col lavoro. Facciamo un reddito di cittadinanza, che non è la carità. Io ti do un reddito di cittadinanza per 3 anni, 800 euro all'anno, e in cambio ti offro 3 lavori. E se in quei 3 lavori trovi la tua sintonia, lo fai. Se non vuoi farli, perdi il reddito di cittadinanza, come c'è in tutta Europa, e non crei generazioni di frustrati. C'è in tutta Europa. E allora come ci finanziamo? Con la cassa integrazione, roba degli anni 70, con gli ammortizzatori sociali, roba degli anni 70, via, i sindacati, via, sono soldi, sono organizzazioni aziendali con dei vertici esattamente strutturati come i partiti. Si cambia pensiero, il pensiero di come fare una cosa. Non mettere al ministro dell'economia uno della JP Morgan, sono 3 ministri, 3 della JP Morgan. Non c'entra l'economia con le banche. La banca va ripensata, ristrutturata. Sei una banca, prendi il risparmio dei cittadini e lo distribuisci sul territorio. Allora ti puoi chiamare banca, se no vai a fare in culo tu e tutta la finanza, i derivati, le hedge fund. Vedi che ci vuole il fanculo. Non ti ha dato mica fastidio, vero? E allora, ti ha dato fastidio. Mi baci. E allora, hedge fund. Derivati, vai a vedere i bilanci di questi dilettanti allo sbaraglio per far quadrare i conti. Mettono Equitalia. Noi non è sotto elezioni che vogliamo abolire Equitalia, è nel nostro programma da un anno. Equitalia va abolita e va tolta la possibilità di pignorare la casa, la prima casa. Via! Equitalia sarà, le tasse sarà, è il rapporto che bisogna ripristinare, cittadino e Stato, che non c'è. Lo Stato pensa che gli rubi i soldi e tu pensi che te li ruba lui, e vi imboscate, ci imboschiamo ognuno per i cazzi propri. Allora bisogna farlo. Se un'azienda piccola, media, reinveste nella sua attività, lo detassi. Se assume, togli i contributi, li togli l'IRA. Fai, proteggi il Made in Italy, il Made in Italy, siamo l'unico paese al mondo che ha il Made in Italy.
non c'è il MADE in Russia, il MADE in Bosnia, il MADE in cazzo, c'è il MADE in Italy e bisogna proteggerlo. Bisogna proteggerlo dal MADE in Italy finto. Se vuoi fare le cose le fai qua. E abbiamo fatto anche una legge che se un'azienda delocalizza e nei 6 anni ha preso soldi pubblici, ridà indietro i soldi pubblici, è una nostra legge. E abbiamo fatto un'altra legge, che questi qui non dicono, che se c'è il diritto di compensazione, se tu hai un credito con lo Stato e ricevi una cartella di Equitalia, compensi, non la paghi, come è giusto. Equitalia, 8.000 dipendenti, costa 500 milioni all'anno. È stata creata per prendere, per riprendersi debiti, crediti per quasi 1 miliardo. Sapete quanto sono riusciti a prendere? Neanche 15, neanche 1,5 miliardi. Scusate, neanche 1 miliardo, il 15% di 1 miliardo quanto è? 150 milioni. Hanno preso il 15%. L'85% dei loro crediti sono inesigibili. Sono inesigibili, non riescono e non li prenderanno più e sono a bilancio dei comuni e li devono tenere a bilancio nei comuni perché se li tolgono devono pagare l'aggio, l'8% è Equitalia, allora li lasciano lì perché non hanno l'8%, prendono i soldi anche sui crediti inesigibili, va tolta e il comune torna a fare, l'Agenzia delle Entrate del Comune torna a fare quando sarà in mano nostra il comune, perché se è in mano a quella lì non cambierà un cazzo. Allora con le Agenzie delle Entrate caso per caso vai a analizzare se uno non ce la fa, non paga le tasse perché non ce la fa, non lo fai chiudere, fai una banca pubblica, ci metti dei soldi come in Francia e aiuti la piccola impresa a sopravvivere, lo fanno in Francia. Allora, luglio 2011, noi falliamo, facciamo un crack, 1.800 miliardi di debito, però non è un debito nostro, il problema è questo, perché fosse nostro, chi se ne frega, il Giappone ha 20.000 miliardi di debito, però il debito del Giappone è in mano ai giapponesi, quindi quando la banca di Stato giapponese dice ai giapponesi non ce la fate a pagarmi il 2% di interesse, mi pagate lo 0,5%. Infatti il tasso sui BTP giapponesi è il più basso del mondo. Quindi ha 20.000 miliardi di debito. Però che cosa fa il Giappone? Stampa yen e stampa talmente tanti yen che stampa 3.500 miliardi di dollari e le investe nel commercio interno, le investe in innovazione, in tecnologia, in infrastrutture dentro il Giappone, dentro la sua comunità. E oggi, con un debito di 20.000 miliardi, il Giappone ha il più basso tasso di disoccupazione del mondo, sotto il 2%. Quindi c'è debito e debito. Ma noi il debito, metà del debito è in mano alle banche tedesche, francesi, anglo-americane. Falliamo, non ci possono far fallire, cazzo, fai fallire un cliente che ti deve un sacco di soldi, lo tiene in vita, gli dice dai che non va così male, bastardo, hai capito? Dai, ti do una cosina, ti presto ancora un cosina, ti faccio un piccolo sconto, non ti faccio morire, perché se morivamo nel 2011 ci portavamo dietro tutta l'Europa, finiva. Mandano un curatore familiare, Rigor Monti viene e comincia a abbassare lo spread. Si abbassa lo spread e si abbassano tutti gli elementi dell'economia italiana, tutti, il PIL, la produzione, i salari, il costo del lavoro, le tasse aumentano, qualsiasi parametro sballa, però lo spread è basso, quindi non c'è nessuna attinenza tra lo spread e l'economia reale, ci siete fino a qua? Bene, oggi dopo 3 anni e mezzo, il debito è 2.100, paghiamo 100 miliardi di interessi e il 30% di questo debito è sempre in mano alle banche tedesche e francesi. Se ne hanno recuperato il 20%, oh? Perché la BCE cosa fa? Dà i soldi alle nostre banche private, allo 0,25%. Le banche le prendono e poi le impiegano al 5% fino a 6 mesi fa. Facendo un guadagno del 4%, dato che l'anno scorso hanno preso 400 miliardi le banche italiane e il 4% di 400 miliardi sono 16 miliardi che si sono messi in tasca. Beh, ma non possono prestare soldi alle famiglie e alle aziende.
quest'anno a marzo il prestito che fanno le banche alle famiglie e alle aziende è diminuito del 3%. Renzi, da tutte quelle cose, è diminuito. La produzione industriale quest'anno, in base annua, è sotto lo 0,4%. Sotto lo 0,4%. Dov'è la ripresa che dicono questi pezzi di merda? Questi sono dati ufficiali. Allora, ho detto pezzi di merda. Vedi che ci vuole? Perché non c'è una parola. Cosa posso dire questi furbacchioni? Ma vaffanculo, furbacchioni. E allora succede questo. Succede che la BCE dà i soldi alle banche, le banche non danno soldi alle famiglie, non hanno soldi alle imprese, ricomprano i bond in mano alle banche tedesche e francesi. Adesso abbiamo il 30% del nostro debito in mano alle banche estere. Potremo fare delle cose meravigliose, abbiamo ancora un potere contrattuale. Bene, i partiti tutti, destra e sinistra, luglio 2011, Festival dell'Unità, Floris intervista Gargamella, Bersani segretario del PD. E alla domanda, voi firmereste il fiscal compact? Gargamella dice, mai nella vita firmeremo una cosa che ci metterebbe in mano agli usurai, come si permette anche a chiedermelo. Andatevelo a vedere l'intervista, porca puttana! Dopo due mesi il PD all'unanimità firmano il compact fiscal compact. 23 luglio 2011. Tremonti, a nome del PDL, dice: io sono un economista serio, non mi ci trascinate in questa roba che ci strangolerà per 20 anni, non firmeremo mai! Due mesi dopo hanno firmato all'unanimità e questa gente oggi gira dicendo fuori dall'euro, gira, aboliamo il fiscal compact. Allora, qui bisogna mettersi d'accordo di chi dice le cose. Chi dice le cose? Noi non abbiamo mai mentito, possiamo sbagliare, dire cazzate, ma noi non mentiamo, abbiamo detto non facciamo accordi con nessuno e non abbiamo fatto, abbiamo detto non prendiamo i soldi e non li abbiamo presi, abbiamo detto ci dimettiamo lo stipendio e ce lo siamo dimezzato. Facciamo due legislature, andiamo a casa, abbiamo sempre, poi sbagliamo, sbaglio io, per l'amor di Dio sbagliamo tutti, siamo dei cercatori, siamo dei rabdomanti. Con l'iPhone raddoppiamo, guardiamo con l'iPhone ai vecchi, dico guardate un po' lì, non guardate la televisione, i giornali, per Dio c'è la rete, anche per gli anziani, e non è vero che non andate in rete, non raccontatemi palle, ci dovrete andare obbligatoriamente perché dal prossimo anno l'INPS darà le pensioni solo online, no, ci andrete per forza. Allora, il fiscal compact, con questi parametri che abbiamo adesso, con la produzione che scende, il PIL che scende e il debito che sale, sarà un taglio di 55 miliardi di euro all'anno per 20 anni. Non vi dico la formula perché è semplice. Dobbiamo tagliare 55 miliardi all'anno per 20 anni. 4 miliardi è l'IMU. 55 miliardi sono già arrivati. L'abbiamo già firmato. Stanno già arrivando i fondi pensione, i fondi imperiali inglesi. BlackRock americani si stanno già comprando la Finmeccanica, le banche, la Telecom, i nostri sono già dentro i musei, sono già dentro sotto gli Uffizi a catalogare le opere d'arte per gestirle loro, sono dentro le università, 250 università prestigiosissime, perché non è vero che fa schifo la nostra università, abbiamo dei politecnici che fanno dei culi così agli americani, non diciamo delle cazzate, beh, queste eccellenze verranno date ai privati, scompariranno gli asili nido, l'acqua, il gas, la luce, gestite le piazze, io ho fatto un video già a Genova, della piazza più bella di Genova, non abbiamo pagato il comune, abbiamo pagato una multinazionale americana che l'ha presa in concessione per 99 anni, ma di che cazzo stiamo parlando di queste robe qua? Allora la luce, il gas, la tua vita, e lì sono le multinazionali che sono in Sudafrica, che sono in Grecia, che sono in Sud America, sono le stesse che vengono qua, che non ti dicono quanto paghi, ti fanno dilazioni se non ce l'hai per l'acqua, il gas e la luce. Vogliono le tessere prepagate, prima paghi e poi appena non c'è più credito staccano. E noi dobbiamo farci prendere acqua, gas, luce, scuola, sanità da SPA che hanno dei consigli di amministrazione
a New York o a Manhattan, dove questa gente qua, senza dirci niente, ha firmato degli accordi con gli americani, che vengono qua e fanno la spesa. Non vanno in Germania non li vendono un cazzo, vengono qua che abbiamo difficoltà. Senza dire niente si comprano tutto. Noi dobbiamo lasciar gestire questa roba qua, a queste robe. Che se poi tutti i rifiuti, loro vengono con le loro leggi, le loro regole, parliamo di multinazionali, non di Stati. Vengono qua a vendersi i loro OGM, i loro cibi modificati geneticamente. Se tu hai una legge che lo impedisce, loro lo vogliono vendere. Se tu non vuoi comprare, ti citano in giudizio. In un tribunale offshore fuori dall'Italia hanno serie di avvocati da $3,000 al minuto, ti trascinano in cause miliardarie e ti tolgono le braghe agli Stati. Le multinazionali tolgono le mutande agli Stati. Ma noi vogliamo lasciargli queste cose? In questa terra qui, in questa terra i vostri padri ci hanno lasciato le penne, quei partigiani hanno combattuto per questi valori qua. Porca puttana, glieli lasciamo a questa gente qui. Ma stiamo scherzando? Noi andremo in Europa a strapparlo davanti alla Merkel, il fiscal coma. Gli diremo, haben Sie verleihen, Glas, bitte, Zucker, Wasser, Michele, Calde, Zucker. Cosa ho detto? Non lo so. Non vado lì come Renzi, ma neanche il culo della Merkel regge più quelle linguate lì. Si è sciolto, è dimagrita perché a forza di spazzolate. Noi toglieremo, andremo lì a dire, signori, siamo il terzo finanziatore europeo noi. Diamo, vi ripeto, 15 miliardi, ce ne ritornano 9. 9 vanno in 3 regioni, Calabria, Sicilia e Campania. Progetti non si sa dove vanno, non c'è trasparenza, qual è Europa? Non sappiamo nulla. Vai a vedere in una regione, per Emilia Romagna o Lazio, io ho visto il Lazio, vai a vedere 8-10 milioni di euro di finanziamenti europei, sono andati a chi? Vai a vedere, c'è il prospetto, c'è Pinco Palla SRL, chi è Pinco Palla? Il progetto che cos'è? Cinzia, si chiama Cinzia, chi è? Chi è Cinzia che si prende 5 milioni di euro? Voglio vederla, cosa ce l'ha? Di diamanti! Non c'è specificato niente, non sai dove vanno, non c'è un responsabile, non c'è un nome e cognome. Ecco perché esiste l'Europa, per non farci capire nulla. Ecco perché esiste un'Europa con 28 lingue. Ecco perché esiste un'Europa incasinata talmente tanto che 500 milioni di persone non sanno che cos'è. Ecco perché noi non ci sentiamo europei, perché non possiamo sentirci parte di una cosa che non riusciamo neanche a capire. Che cos'è l'Europa? Che cosa vuol dire essere europei? Ditemelo, perché io non lo so. 28 lingue, un terzo del bilancio dell'Europa in traduzioni, ogni legge in 28 lingue. Che cosa vuol dire essere Europa? Europa delle banche. Il Parlamento non conta niente. Nel 2009, 335 milioni di aventi diritto per votare, 220 non hanno votato. Non c'è il Parlamento, ci sono le commissioni, nelle commissioni ci sono gli uomini delle multinazionali con i loro esperti che fanno leggi e regole per le multinazionali. C'è una piramide, sopra le piramidi ci sono 147 banche, sotto le 147 banche ci sono 43.000 multinazionali che sono intrecciate con le altre 35.000 multinazionali. La Bundesbank è dentro la BCE, la BCE è dentro la Bundesbank, la JP Morgan dentro la BCE, sono tutti intrecciati. Bisogna andare lì e spezzare questo legame. Non sappiamo che cos'è. Noi andremo lì e apriremo alla trasparenza, a ragionare sulle come l'abbiamo fatto nel Parlamento. Sono andati nella merda perché ci siamo entrati e abbiamo fatto vedere che cosa fanno. Lo faremo anche là. Ecco perché si stanno muovendo in modo pericoloso su di me, mi dicono delle cose, fanno dossier su di me, mia moglie, i miei figli, una roba indegna, si inventano cose, l'hanno sempre fatto. Mi ricordo Roosevelt nel 1934, Roosevelt era alle elezioni, dicevano che era un povero paraplegico, scemo, interdetto, che metteva in difficoltà gli Stati Uniti. Poi l'hanno massacrato sul punto di anche sulla malattia, cazzo, l'hanno massacrato, poi ha preso il 58% e è stato eletto. E questi metodi non sono mai finiti, spendevano 200 milioni di dollari all'epoca, nel 34, spendono centinaia di milioni adesso per comprarsi i mezzi di comunicazione, per sputtanarti, per dire che sei un fascista. Il fascismo
c'è sempre il fascismo dietro l'ago. Il fascismo non è più la violenza o il manganello, il fascismo è depistare dalla verità milioni di italiani, e questo è il vero fascismo che c'è in Italia. Bene, nei primi 100 giorni faremo reddito di cittadinanza, andremo in Europa e là proporremo le nostre idee. Via il 3% del patto di stabilità, via il pareggio di bilancio, via il pareggio di bilancio in Costituzione, non lo dice neanche la legge, dice preferibilmente in Costituzione. Io se voglio sforare sforo, perché se voglio investire sul mio figlio posso fare un debito, come non farlo? Ma dipende da me, non che me lo metti in Costituzione e non posso farlo perché un cazzo di tedesco mi dice così. Allora ci riprendiamo la nostra sovranità economica, i finanziamenti. I finanziamenti devono andare all'agricoltura, alla pesca, all'allevamento e alla protezione dei nostri prodotti tipici che verranno protetti. Vuoi berti la spremuta d'arancia tunisina? Sono cazzi tuoi, ti metto il 25% di IVA. Vuoi spremerti le arance siciliane? Ti metto il 2%, vaffanculo! Populista! Populista! E se ci fa... Allora, sono vecchio io, sono vecchio, ci sono loro, cara. Ci sono loro, ci sono i Di Battista, i Di Maio, io sono la fine di Casaleggio che faremo. Coraggio, Di Battista, Di Maio, e ci vorranno rottamare. Ci rottamerete, io lo so. E magari ci darete un appuntamento e ci offrirete un posto come parlamentari europei, eh? Ci parcheggerete lì, è giusto, andremo là a cambiare le cose, andremo là perché vogliamo cambiare, ed è allora un pensiero diverso, non è un movimento politico, questo qua l'avete capito, non siamo politici di carriera, non ce ne frega niente, allora andremo lì e cambiamo le cose, ma cambieranno velocemente, nei primi 100 giorni troveremo tutti i soldi che ci vogliono. Toglieremo i rimborsi elettorali immediati perché mancano 3,5 miliardi. 3,5 miliardi rubati agli italiani con i rimborsi elettorali, lo dice la Corte dei Conti. Truffa semantica, da finanziamento a rimborsi, truffa semantica. 3,5 miliardi. I 3,5 miliardi li andiamo a trovare perché sappiamo dove sono. Sono nelle loro cazzo di fondazioni con 2.150 immobili. Sono dentro le fondazioni immobili, dei loro loft, le loro televisioni, i loro uffici, i loro appartamenti e i loro conto correnti all'estero. Andiamo a prenderli, li mettiamo su un conto di una banca di Stato e cominciamo a partire da lì. La prima cosa, ve lo prometto, faremo questo. Poi, secondo, i soldi ci sono, toglieremo ogni benefit. Come abbiamo fatto noi, abbiamo dimostrato con metà stipendio fare un conto da mettere lì per finanziare e fare una cauzione per i finanziamenti delle piccole e medie imprese. Sono 2,5 milioni che diventano 10 milioni perché facciamo a garanzia di un prestito che la banca può fare perché l'imprenditore può ricevere i soldi senza garanzie, perché li diamo noi con i nostri soldi. L'abbiamo fatti e l'hanno fatti in Sicilia e l'hanno fatti loro in Parlamento. Troveremo i soldi, accorperemo i comuni sotto i 5.000 abitanti, toglieremo le province veramente, non con una presa per il culo che aumentano di 36.000 i consiglieri comunali e 5.300 gli assessori. Faremo un governo diverso, se andiamo in Europa, se vinciamo le europee, le vinciamo, non c'è se, noi vinciamo e il giorno dopo che avremo vinto, per favore non finisce lì, inizia il nostro sogno vero, inizia, perché faremo una piccola, leggera, divertente gita su Roma. Andremo là a guardarci il nostro re Giorgio, che dovrà, con una supplica che farà 1 milione di persone, portare via i coglioni dal Quirinale e riunirsi a Cesano Boscone insieme al suo caro amico che riceve al Quirinale. Va bene? E poi
finalmente andremo alle elezioni e il popolo italiano deciderà di che cazzo vuole morire il popolo italiano, con un governo almeno eletto dai cittadini, che farà una legge elettorale che sarà legittimato perché è eletto dai cittadini. Questo facciamo presto, facciamo presto, facciamo presto. Quindi signori, 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 il 25 potete non andare, potete fare quello che volete. Noi abbiamo nel 2009 2 milioni di italiani, la popolazione della Finlandia e della Svezia messa insieme, 2 milioni di italiani sono andati a votare. Hanno votato scheda bianca e scheda nulla. Hanno trovato schede con un vaffanculo scritto in 28 lingue. C'erano anche in lituano, cioè Drovskup Tristana. Si erano studiati anche le lingue per mandare a fanculo e fare una scheda nulla. Se noi intercettiamo questi 2 milioni, vinciamo alla grande. Noi dobbiamo portare lì un Parlamento, un parlamentare più, è bellissimo vedere, portare i parlamenti più del PD. Se noi vinciamo lì, allora è un voto politico, è il voto più politico della nostra vita. È il voto più politico, voi dovrete decidere chi vincerà. Chi vincerà? O noi o loro. Vinceremo noi. Grazie. Grazie anche a quelli dietro. C'è gente dietro nel campo. Grazie, siete. No, no, ma ce la facciamo. Ce la facciamo. Questa non è. Guardate che questa non è una speranza, questa è una certezza. Hanno già perso, lo sappiamo dentro di noi che hanno già perso, lo sanno anche loro. Ecco perché potrebbero fare qualsiasi cosa, inventarsi qualsiasi cosa fino al 25. È una guerra all'ultimo sangue. Fanno dossier, vi ripeto, ho le telecamere sotto casa mia, inquadrano il cancello, la porta, l'indirizzo di casa mia, mi trovo gente strana. Possono fare qualsiasi cosa. Se mi leggerete sui giornali Grillo arrestato perché trovano in macchina 5 kg di cocaina, io non so cosa fare. Tutt'al più ve la potrò vendere a basso prezzo, però potrebbero inventarsi qualsiasi cosa, intercettazioni telefoniche, chi lo sa. Ma non è importante se sarò fatto fuori io, perché se sarò fatto fuori io non cambia nulla, anzi ci rafforzerebbe in una maniera straordinaria. Quindi noi abbiamo iniziato un percorso e non ci fermiamo. L'economia deve tornare a essere economia. L'economia è come si gestisce, non lo spread. L'economia è come si gestiscono 100 miliardi di tonnellate all'anno che in 8 mesi ritornano in discarica, si bruciano o vanno nell'acqua. Quindi quello che respiriamo, quello che mangiamo e quello che beviamo. Non sparisce nulla, non sparisce nulla. Noi ci dobbiamo ripensare, vedere, l'economia deve decidere che cosa fare e che cosa non fare. Oggi siamo nella digitalizzazione, avete visto Fassino? Questa è una battuta. Si digitalizza, vabbè, vecchia. Allora, ma Fassino, ma che cazzo? Ma De Benedetti ha detto che vorrebbe un presidente come lui, che c'ha un globulo rosso e basta. Ha fatto così il globulo, è andato lì a momenti, cade per terra. Ma di che cazzo parla? Uno che è lì da 28 anni a 20.000 euro al mese con la moglie che è da 35 anni, è lì che la conosce la moglie, pure lì da 35 anni anche lei sulle 17-18.000 euro al mese. Ma chi sono queste qua? Devono andarsene veramente, devono andarsene e poi noi faremo un piccolo processino, perché non devono, li processeremo online, metteremo la figura, l'anamnesi, cosa hanno fatto, cosa si sono portati via, saranno giudicati finalmente dai cittadini italiani. E questa è una cosa, è una nostra soddisfazione che ci prenderemo.